magnifica serata, grazie a Maria e a tutti quelli che sono venuti attratti dal richiamo di storie speciali di un tempo e di oggi. Grazie. Grazie a te, dottore. Amiche ed amici di MontediProcita.com, salve, stavolta siamo a Torre Gaveta, Bar Poppis, un'istituzione qui sul territorio, e siamo con il dottor Coppola, buonasera, per la presentazione del libro Capitani per sempre. Allora, questo libro, mi sono un po' documentato, questo libro, diciamolo subito, non è un'operazione nostalgia. No, perché si sbaglierebbe nel pensarlo. Magari è un invito a far tornare il calcio popolare nel senso migliore, cioè che i giovanissimi, i tifosi, possano seguire un allenamento a porte aperte, possano vedere da vicino i propri beniamini, che un giocatore vada a inaugurare i club come accadeva un tempo. Quel tempo in cui c'erano questi capitani fantastici che simboleggiavano un territorio, Bulgarelli era Bologna, Rivera e Mazzola era Milano, Giuliano era Napoli, poi Bruscolotti e Maradona certamente, e Mascetti era Verona, Cera era Cagliari, poi sono delle storie un po' strane, di Bartolomei la Roma, poi pensiamo che Cera del Cagliari scudettato era il capitano, benché ci fosse Riva, certamente leggendario, che nel libro è capitano ad onore. Questo per dire che il calcio è un racconto di pezzi di vita, non è solo un libro di calcio, perché i colleghi che mi hanno regalato il loro contributo scrivendo di grandi campioni, da Paolo Condò a Matteo Marani, da Sabatini a Francesco De Luca, dall'immenso Carratelli a Cisternino e chi più ne ha più ne metta, un libro veramente da collezione, mi hanno raccontato di questa bellezza del territorio legato a un personaggio. Giuliano, per esempio, che amava i tifosi del Napoli svisceratamente, quando il Napoli andava in trasferta a Torino, a Milano, chiedeva all'autista di aspettarlo fuori dallo stadio in modo che potesse incontrare i tifosi. Ecco, manca adesso quell'anima che un tempo c'era, ma che può essere recuperata, basta organizzarsi e volerlo. Questa fascia, proprio come quella del libro, è un po' come un titolo accademico, è per sempre, una volta che si indossa rimane quasi tatuata sulla pelle. Ma è indubbiamente così, perché il capitano della squadra è scelto dal gruppo, mentre in nazionale conta il numero di presenze, tant'è vero che Pelé, per esempio, non è stato mai capitano del Brasile, ma lo sono stati Oscar, Bellini e poi Carlos Alberto, mai ha potuto sollevare la Coppa Rimé per primo, nelle squadre lo sceglie il gruppo. Quindi è la legittimazione di un ruolo di leader che contratta con la società per i premi, e i guadagni, contratta con i tifosi nella buona e nella cattiva sorte, che è più problematico, parla con gli arbitri, ha un'anima sindacale ma di grande leader. Io, incontrando tanti capitani in giro per l'Italia, tutti mi hanno detto la stessa cosa: il nostro capitano era una bandiera, nel senso che rappresentava realmente tutti noi del gruppo. Ecco, proprio sotto questo aspetto iconico, qual è quello a Napoli, perché poi in Italia ce ne sarebbero davvero tantissimi, quello a Napoli, lasciamo da parte Maradona, quello a Napoli che più di tutti, ecco, ha rappresentato davvero la squadra e la città? Ma se lasciamo da parte Diego, che comunque mi diceva spesso: io sono il capitano di Napoli, non del Napoli, quindi lui interpretava, c'è una foto sul libro meravigliosa, le foto di Pietro Mosca e di tanti fotografi, questa è di Sergio Siano, in cui Maradona ha scambiato la maglia con un avversario e si guarda la faccia di capitano affinché non sia andata via nello scambiare la maglia. E poi le figurine Panini, che rappresentano un'altra gemma per me e per l'editore Marco Lobasso delle Varie, una gemma autentica, perché tutte le foto vintage danno un tocco, sì, di nostalgia, questo sì, al calcio e al libro. Ma se escludiamo Maradona, devo dire certamente Antonio Giuliano, che è stato un capitano legatissimo alla squadra, colui il quale poi da dirigente ha realizzato i più grandi acquisti possibili, Rudy Kroll e Maradona stesso, un innamorato del Napoli che ha fatto sempre di quel carattere spinoso la sua grandezza, mai diciamo così plateale, ridondante, anche spettacolare in quello che tutti vogliono con l'oleografia vedere i napoletani. Lui è esattamente il contrario, molti fatti e poche parole. E non possiamo non farle anche una domanda sul Napoli di oggi. Abbiamo messo alle spalle il trittico importante con una vittoria, una sconfitta e un pareggio. Adesso che speranze ci sono per questo Napoli, per il Napoli di Conte? È un Napoli che può arrivare a destinazione in ottima posizione di classifica. Non mi voglio sbilanciare, ma
Lo vedo molto bene tra le prime tre sicuramente, un allenatore che fa del lavoro il suo karma, ha trovato un bilanciamento con Oriali al suo fianco, si è inserito subito con la società, certo aiutano i risultati perché lui quando ha detto al presidente qua comando io, non era facile se non avesse subito imposto i punti in classifica che gli danno ragione. Quindi un allenatore capace che il gruppo segue con grande attenzione, che deve capire che il tecnico vuole, nonostante un ricco conto in banca, togliersi la più grande soddisfazione che c'è, vivere un successo che sia destinato per sempre. Il mio primo libro, Campioni per sempre, cosa volle dire? Che chi vince a Napoli, fosse anche Sola, Crippa, Bigliardi o chi più ne ha più ne metta, rimane un idolo per sempre. Se chiedi ai tifosi di altre squadre, quelli dello scudetto dei 5 volte fa non se ne ricordano proprio. Perfetto, a proposito parlava anche di Uriali, a proposito di giocatori iconici, quindi ripetiamo di nuovo il libro, Capitani per sempre, ringraziamo ovviamente il dottore Coppola, grazie mille. Stavolta siamo con Maria De Lillo, buonasera, benvenuta. Allora, Capitani per sempre, la presentazione del libro, PLC da sempre impegnata nello sport e soprattutto con il Napoli. Assolutamente sì, anche questa è una sponsorizzazione, ma soprattutto di chi ha questa grande dote come Gianfranco Coppola di riuscirci a illuminarci su storie di calcio, storie di capitani. E non mi dite niente, io sono legata a chi detiene la leadership, quindi assolutamente un capitano di squadra e un capitano d'azienda hanno molte cose in comune. Quindi vi consiglio vivamente di leggere il libro di Gianfranco e io non vedo l'ora di sentirlo squisitamente qui in presenza. Visto che l'hai messa in mezzo sta cosa, quanto è difficile avere la leadership di un'azienda come PLC? No, secondo me è una dote naturale che va sicuramente allenata costantemente e quant'altro, però più rimani con un tono emozionale alto, più hai capacità di tenere la leadership e di tenere tutti quanti attorno a te. Esercitare continuamente il controllo della delega e comunque esaltare continuamente i continui successi che la squadra fa. Poi avere una squadra di campioni come quella di PLC rende tutto più semplice. Soprattutto campionesse. Grazie. Grazie, buonasera.